volevo pubblicamente ringraziare Paolo Benvenuti per aver scelto la nostra libreria Feltrinelli qua in Corso Italia per parlare di quest'ultimo importante libro, Puccini e la fanciulla, che non solo racconta il lavoro che sta dietro alle opere di Benvenuti, come sempre, ma che permette anche al pubblico finalmente di accedere al film in una maniera più diretta, visto che ci sono stati dei grossi problemi di distribuzione. Questo a noi fa male, francamente, e fa male al cinema italiano. Quindi, veramente, a nome della libreria Feltrinelli di Pisa, ti ringrazio di essere qua da noi per parlare del libro. E, appunto, come hai sentito l'esigenza di realizzare questo libro, che rispetto, per esempio, agli altri che avevi fatto legati ai tuoi libri precedenti è molto più accurato, non solo nella parte delle immagini, ma anche nella parte del racconto sul lavoro della storia, filologico, anche dal punto di vista musicale? Ma, il problema è che a me, dicono sempre che io sono un regista difficile, faccio film difficili. Questo addirittura è stato considerato il film più difficile che abbia mai fatto, è un film senza parole, senza dialoghi. E allora ho voluto fare un libro divulgativo, scritto in maniera molto semplice, che può leggere anche un ragazzino tranquillamente, dove racconto cosa c'è dietro il film, cos'è il film, e soprattutto racconto il lavoro di ricerca storica, di ricerca ambientale, che ci ha consentito di ricostruire una Torre del Lago dei primi del Novecento, la Torre del Lago di Puccini. Non solo, ma si racconta anche del lavoro particolare che è stato fatto e dei professionisti che hanno lavorato nel film, a partire dal direttore della fotografia, che ha fatto un lavoro straordinario su tutta la pittura macchiaiola e soprattutto di quei pittori macchiaioli amici di Puccini che vivevano e operavano a Torre del Lago. Poi il lavoro straordinario del fonico Mirko Mencacci, il direttore della fotografia Gianni Maras. Mirko Mencacci, tra l'altro nostro quasi concittadino perché è di Lari, fatto un'operazione sperimentale straordinaria, perché ha praticamente filmato in presa diretta il suono di oggi su un film ambientato all'inizio del Novecento, riuscendo a cancellare in diretta tutti i rumori moderni della modernità. Per cui quello che si sente nel film è un suono che ha ritrovato la pulizia prima della civiltà industriale, praticamente si sente il lago di Massasciuccoli, si sente il vento, le canne, i cani che abbaiano in lontananza, cioè si ricostruisce un mondo grazie al suono che è scomparso, a cui oggi noi non siamo più abituati. Questo è uno degli elementi che racconta il film. L'altra cosa interessante è che rende il libro unico nel suo genere è che per la prima volta si svelano i segreti di bottega del cinema, cioè si svelano i trucchi, si svelano tutti quei trucchi che rendono il cinema particolarmente interessante. Ecco, per cui il libro è stato letto e visto da diversi insegnanti, degli universitari, dei cattedri di storia del cinema, che lo hanno tutti adottato in quanto è un libro di testo, di grammatica del cinema. Il film che è allegato al libro consente di andare a vedere proprio, una volta capite le cose dal libro si possono andare a verificare direttamente nel film, per cui proprio diventa un gioco, no? Di smontare un film attraverso l'input che il libro che suggerisce. Un altro elemento straordinario che è stato fatto per il film è il discorso sulla musica, il discorso tutta sulla colonna musicale, cosa che ha curato Paola Baroni personalmente, che ha fatto un progetto musicale straordinario dove ha messo accanto la musica popolare toscana del primo Novecento in relazione con la musica moderna, di un'opera particolarmente moderna di Puccini, che è la Fanciulla dell'Oest. Giocata però questa musica non in maniera orchestrale, ma in maniera semplicissima del pianoforte, cioè praticamente è grazie alla scarnificazione della musica di Puccini che si scopre l'assoluta modernità della musica di Puccini, se si pensa che quella musica è una musica del primo Novecento, sembra invece di ascoltare una musica degli anni 30, degli anni 40. E quindi questo film, insieme a tutto il resto della produzione, ha un di più, perché avendo sentito appunto
che tratta di temi legati alla, all'arte pittorica dei macchiaioli, alla musica popolare toscana, a uno dei più importanti compositori del periodo che era toscano, è anche, grazie al regista pisano Paolo Benvenuti, un omaggio anche alla nostra regione e alla sua, alla capacità di produrre bellezza. Questo è quello che faccio da 40 anni, cioè tutti i miei film, parte 1, sono stati tutti realizzati qua a Pisa e nei dintorni, insomma, a parte Segreti di Stato, che è stato girato fuori dalla nostra provincia, tutti gli altri sono stati girati qua, proprio perché io amo questo paesaggio, questo mondo, questa luce. E cerco di rappresentarlo nei miei film, questo un po', perché è qualcosa di bello che la gente magari spesso non vede. Spesso la gente scopre attraverso i miei film delle cose di Pisa e dintorni che prima non aveva notato, che non se ne era resa conto. E per cui questo lavoro di indagine del territorio, di studio e ricerca del territorio, di presentazione del territorio è una cosa che ritengo estremamente importante. E noi ti ringraziamo. Grazie.